Ed eccoci, finalmente ragazzi, su Assassin's Creed Valhalla. Oh mio Dio, se ho aspettato un sacco di tempo. Il gioco in realtà già ce l'avevo, ma non sapevo se portarlo o meno. Oggi mi sono svegliato così e ve lo porto. Non so se porterò tutto il gioco, tutta la serie, non so. Ma lo cominciamo insieme anche perché non ne posso più, voglio sapere come inizia. Beh ragazzi, iniziamo subito. Direi facciamo difficoltà normale. Sono troppo gasato, raga, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Ah! Big Ben, vero? Silenzio, stirpe degli dei. Ora vi racconterò l'inizio dei tempi. Vai, racconta, dai. L'oscurità regnava. Non c'era sabbia. Non c'era mare. Niente terra, né cielo. Ma che cos'è questo punto arancione in mezzo? Si sta formando Creato qualcosa? venne il gigante Ymir, il primo essere vivente. Il fiero Ymir fu ucciso, ma dalle sue ossa, dal suo sangue e dal suo cranio nacque il mondo. Il mondo in cui voi camminate e combattete. Una crepa, ecco, era il puntino. Ah, possiamo già giocare, che bello, raga. Facciamo fare giusto un paio di giri a questo bambino. Oh, nonostante 3000 giri su se stesso, cammina dritto, bravo. Ma ra raga, sta arrivando verso di me. Apriamo la porta. Ah, le tipiche locande, belle, belle. Eivor, senti questo motivetto. Ti rallegrerà, vedrai. Fammi sentire. Eccoti qui, giovane Dreng. Vai. Hai visto il nostro re? No. Vieni, Eivor. Eivor, ok. Si chiama Eivor. Siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Lo puoi fare per me? Bene. Stasera tu sarai la corda che unisce i nostri clan. Ma com'è danza? Oh! Che vuoi? Ah, questo è il figlio del re. Sono sicuro che valga due robuste navi lunghe. Dallo a me, glielo porterò io. Mio padre l'ha chiesto a me, Sigurd. Come vuoi tu? Dai, Sigurd, non fare lo stronzo. Senza idromele. Ma chi è quella di Horizon? Quella di Horizon Zero Dawn, raga. Eivor, hai il bracciale? Bene. Indossò tuo nonno in una battaglia nella via del nord. Ora va. Hai un dono da consegnare. Se me lo fate consegnare. Eivor, aspetta. Skoll! A Styrbjörn! Il vero re di Rigjafylke! Rigjafylke. Così si pronuncia. Consegna sto benedetto regalo. Siano uniti per sempre nell'amicizia e nell'affetto. Ti ringrazio, Eivor. Da questo momento siamo legati da un vincolo. La grande sala io vedrò. E i grandi mari solcherò. Oh mio Dio, raga, mi sto gasando. Mi sento parte del gruppo. Ah,
Mamma mia, che tempismo. Vabbè, andate, andate. Si combatte. Vai, fai andare quella di Horizon Zero Dawn, che ha un'altra avventura da finire. Ma come, papà? Voglio combattere. Il bambino ci va comunque. Ora vedrà i genitori morire. Quanto scommettiamo? È tutto scritto. Il velo si è innalzato. Nulla può dirsi vero finché non è reciso dai rami di Yggdrasil. Prendi l'ascio. Mamma mia, bravissima. Ma non poteva restare dentro sto bambino, no, eh? Deve creare problemi ai genitori. Ah, scappiamo. Ah, ok, ora difende la madre. Non so come la difenderà, non riesce neanche ad alzare la spada. Cioè, la pseudo ucciso pure lui. No, raga, mi piace un sacco sta scena, è bellissima. Vai, però, prendete sto cavallo. Il padre ha tutto questo. No! Beh, oddio. Non so quanto valga la tua parola. È inutile, è inutile. No, lo sapevo, lo sapevo. Dai, vai, correte, correte, correte. Mamma mia, raga, è morto. No, però non mi possono far morire il cavallo. Oddio, sta un animale. Deve fare presto. Vabbè, è morto. Cioè... le aquile. Dio, ma cosa sta succedendo? Ma che diavolo è? Vedo due flussi di dati distinti, ma sovrapposti sullo stesso DNA. Non so perché. Fa qualcosa o tirami fuori. Posso analizzare i flussi con un filtro. Aspetta. Ok, a posto. Mi fido. Non so cosa sia successo, ma posso aggirare il problema. Scegli un flusso per stabilizzare la connessione. C'è anche una terza possibilità. L'Animus può modulare la tua identità in base alla forza del segnale. Decidi tu. Ok, ora quindi scegliamo il sesso. Andiamo su Ivor uomo. Bene, salvo la scelta e ti porto avanti a un momento in cui i flussi sono più sincronizzati. Quindi ci porta un po' più indietro? No. Ok, lui è cresciuto. Sono il tormento dei tuoi sogni ora. Un tuo desiderio segreto. La ricordi questa? Oh, l'ascia di tuo padre. L'arma di un codardo. Di un lurido verme. Poche cose mi appagherebbero quanto uccidere con questa. Ma so bene che mi sfideresti all'ultimo sangue, cercando una fine gloriosa. E io non lo permetterò. Passerai i tuoi ultimi giorni vivendo in schiavitù, nell'umiliazione, e a
avrai una morte solitaria. Uccidete tutti gli altri, fateli soffrire. Vabbè, ora sicuramente scapperemo. Il morso di lupo non c'è più. Quel nome ha smesso di esistere. Vedremo, vedremo. Sì, varrai tanto argento quanto pesi. Alla nave. Tu muoviti. E ti strappo gli occhi, capito? Che cosa ti ho appena... Mio Dio. Ti pareva che quattro tizi potevano fermare a lui? Grandissimo. Aia. Ben ti sto. Oh, libertà. Oh, raga, grandissimo. Niente banchetto, Selina. La ciurma è in pericolo. Sarai i miei occhi. E abbiamo iniziato, raga. Finalmente, Ivor adulto. Ci dirigiamo intanto verso la nostra missione. Quant'è? 800 metri. Cioè, guardate qui che panorama. Mi piace un sacco. Arrampicati dove? Scusa, come faccio? Ah, vabbè, così a mani nude. Perfetto. Bravo, bravo. Nuovo territorio, Rishag... Ah, è il posto di prima, non mi ricordo come si pronuncia. Ragazzi, siete pronti? Stiamo salendo sul punto più alto. Signore e signori, vi presento il panorama di... Aspetta, se riesci a salire... Panorama di... Rivolke, non mi ricordo. Mamma mia. Rijafilke. Boh, scusate raga se lo pronuncio male, non so. Ah, ovviamente c'è un laghetto perché altrimenti non potevamo buttarci. Ma non muore di freddo il nostro personaggio? Uno degli uomini di Chiotre. Devo stare attento. Dove? Vista qui. Ho l'arco? Ottimo. Zona vietata. Vabbè, l'ho ucciso però. Non c'è più rischio. Il corvo offre una veduta più ampia. Posso andare direttamente dall'equipaggio e vedere la situazione, quindi. Ecco, quindi qui sta il mio equipaggio. È una piccola fortezza questo. Va bene, raggiungiamola. Là. Dove stanno? Sono solo loro due? Penso che riesco a ucciderli entrambi, raga. Ma come? Che ha fatto? Raga, ma che ha fatto? Ah, perché non si attacca con quadrato. Ottimo. Ma come faccio a parare il colpo? Fortuna che ho del cibo, almeno mi posso curare. No, però scusate, raga, ero convinto che con quadrato dovessi colpire. Invece quadrato schivo. Chi è? Eccoli. Uno scontro. Ah, vabbè, questo è un vichingo, sì. Dag, vecchio cagnaccio, sei vivo? Sì, sono sfuggito alla battaglia. E tu invece? Otve ha cercato di vendermi. Un errore che pagherà. Ok. Ma non oggi. L'ho visto imbarcarsi su una nave ad Avalsnes. È andato a est, senza i nostri compagni. Forse possiamo ancora salvarli. Li troverò. Tu prepara la nave. Cerchi gloria. Vuoi prenderti il merito del salvataggio per farti celebrare nelle canzoni? Sì. Posso sempre attaccare la spiaggia, falciare decine di uomini, riprendere la nostra nave e issare la vela. Scegli tu. No, no, andrò io alla spiaggia. È un'impresa più rischiosa. Tu cerca la ciurma nella casa lunga. Oh, e tieni. A questo cadavere non serve più. Va, ci rivedremo alla nave. E ora è il momento di attaccare la fortezza. Qui, raga, ci prendiamo lo scudo, lo mettiamo nella seconda mano. Cioè, raga, io non gioco ad un Assassin's Creed da veramente un sacco di tempo. Dall'epoca di Black Flag. Ma mi piace un sacco questo nuovo sistema di combattimento. Aspetta, ma di qua c'è qualcuno? Sì, ma non voglio rischiare, aspetta. Di qua si può entrare? Perfetto. Allora, io direi di fare fuori almeno questo. Così non ci dà problemi. Dove sta l'altro tizio? Eccolo lì. Raga, il mio equipaggio sta qui dentro. Vediamo, forse c'è un'apertura sul tetto. Eccola.
Fallo fuori, fallo fuori. Codardo, slegami e mettimi un'ascia in mano. Non ti devo proprio niente, corvaccio. Il tuo è un clan di servi e di pezzenti. L'ascia del padre. Tu getta quell'ascia o assaggerai la mia. Dovresti essere su una nave di schiavi, morso di lupo. Ma se vuoi essere il mio primo sacrificio, Odino sarà ben felice di riceverti. Hai appena scelto di morire. Beh, non è detto perché io faccio schifo a combattere. Inginocchiati, morso di lupo. Vai, 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 vai. Sto zitto a combattere. Muori, sacco di merda. Beh, non sta reagendo proprio, raga. Oh, intanto sta volando. Fatti sotto. Vai, fatti sotto. Vai, vai. Oh, no, 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 raga. Questo con due colpi mi uccide. Devo stare attentissimo. Vai, che manca poco, vai. Oh. Padre, avresti dovuto stringerla a te fino alla fine. In cambio della mia vita, risparmierai il clan. No, Varen. No, Varen, prendi la tua ascia. Uccideteli. No. È il lupo che ci ha morso. Chi è questa persona? Sei posseduto. Libera, cosa? No, sì, certo. Va, liberiamo i nostri amici. Ascoltatemi, se riuscite a respirare, riuscite a combattere. Avanti, riprendiamoci la nostra nave. Va bene, non ce lo facciamo ripetere. Ok, intanto abbiamo preso un parabraccio, ma anche un mantello. E anche... oh, armatura del clan del corvo. Ah, e ovviamente, mi stavo dimenticando, l'ascia di Varin. Ora usciamo, li uccidiamo tutti. Oh, oddio, ha volato tantissimo, raga. Bellissimo. Ah, dà una soddisfazione uccidere questi nemici. Incredibile. Vai, aiutiamo i nostri due amici qui. E penso che sono finiti poi i nemici. Ok, abbiamo finito? Possiamo andare, dai. Ma li devo uccidere per forza tutti o posso anche scappare direttamente alla nave? I combattimenti sono belli, ma se posso andare direttamente alla nave... vai. Prendi il comando. E apri vela. E beh, ora è tipo Black Flag, raga. Questo me lo ricordo. Bellissima l'acqua, raga. Prendiamo questo accampamento. Loro. Un attacco vichingo, forza. Sfruttiamo un po' più le frecce. Com'è? Frecce infuocate. Cioè con il salto, raga, ha fatto lo slow motion. No, fermi, voglio rifarlo. No, vabbè, bellissimo. Non sono riuscito a farlo, ma è bellissima questa cosa, raga. Quindi se salgo qui sopra e scendo... no, vabbè, no, vabbè, vabbè. Rimasto l'ultimo di qua. Ah, ok. Un tesoro. De preda forziera. Mordiosso. Allora, in generale è più forte dell'ascia di Varin. L'unica cosa è più lenta nella velocità. Ah, e si usa con due mani. No, per ora non mi conviene ancora usarla. Ui, abbiamo anche delle nuove scarpe. Aspettate, posso vedere la mappa? E beh, ok, è abbastanza vasto. Andiamo alla nave e salpiamo verso Fornburg. Va bene ragazzi, direi che per questo episodio è tutto, mi sta piacendo veramente un sacco, speriamo si mantenga su questa linea perché promette veramente bene. Fatemi sapere anche voi nei commenti se questo gioco vi piace, e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.